Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla prima parte di questo nuovo gameplay. Ok, senza troppi indugi, capiamo subito che si tratta di Super Paper Mario, gioco per Nintendo Wii, prodotto appunto da Nintendo in collaborazione con Intelligent Systems. Gioco che, diciamo, iniziamo perché? Perché volevo già. L'ho giocato già all'epoca, non l'ho finito, ma l'ho giocato già all'epoca quando è uscito nel 2007. Però in realtà non l'ho mai finito, è uno di quei giochi che più mi ha fatto apprezzare l'acquisto di Nintendo Wii all'epoca e ho pensato che da una parte avevo un gran piacere di giocarmi e dall'altra che poteva essere una buona serie da portare perché è un gioco che non si vede tantissimo su YouTube Italia e comunque un RPG molto, molto carino a sfondo Mario e quindi Nintendo. Avviamo. Cosa volevo dire? Che adesso assisteremo subito diciamo, a dei filmati. Questa parte sarà sostanzialmente un prologo, quindi sarà solo tutto filmato, non ci sarà quasi niente di giocato. Vedremo subito un filmato che in realtà andrebbe visto dopo il reale intro. Non ci starete capendo niente, lo so. Poi vi faccio vedere questo filmato che c'è adesso, che si può vedere solo nel caso in cui non premiate nulla, quindi senza andare alla schermata principale. Questo qua. Ebbene, oggi vi racconterò la storia del perduto libro delle profezie. Bene, questo libro profetico era un misterioso tomo colmo di predizioni future. Molti lo bramavano nella speranza di potervi leggere il proprio futuro. Tuttavia, per nessuno questo libro portentoso fu mai fonte di felicità. In esso, infatti, erano racchiusi segreti che dovevano rimanere tali. Fu chiamato Propheticus Tenebre e su di esso fu posto un eterno sigillo. Questa è la storia di chi per ultimo lo possedette, una storia d'amore. Ok, andiamo a vedere di cosa si tratta. Wow! Ok, entriamo dentro il libro, va bene. Oh, ma cosa mi è successo? Dove sono? Bleh! Oh, ben svegliata, principessa! Eh? Oh, fuck. È questo che diavolo di un diavolaccio è? Un tizio con un monocolo? Oh! Oddio! Il peggior incubo di Mario questo. Bowser e Peach che si sposano, mio Dio. Bowser? Ok. Nessuno sembra capire che cosa stia succedendo. Che tutti che lo acclamano, sei un grande, finalmente ce l'hai fatta. Giustamente a sposarti Peach. Ok. Come dicevo, questo video andrebbe visto dopo poi. Ma cosa sta succedendo? Conte? Ok, cioè i preparativi sono stati completati. Se è così, il Conte Cenere darà il via alla cerimonia. Oh fuck, ma si sposano veramente. Bowser, il feroce e temibile re di tutti i Koopa. Vuoi prendere Peach come tua legittima sposa finché Game Over non si vi separi? Fantastica. La riformulazione è fantastica. Buah, se voglio sposare Peach e me lo chiedi, certo che sì! Oh fuck, un incubo tutto ciò. E tu, Peach, nobile principessa dal cuore puro? Vuoi prendere Bowser come tuo legittimo sposo finché Game Over non vi separi? Un momento, voglio che mi spieghi cosa sta succedendo. Subito! Bleh, ma non è chiaro? Ti stai sposando, principessa? Oh fuck. Ma perché mai dovrei sposare Bowser? Giustamente, ce lo chiediamo anche noi. Buah, nessuna obiezione da parte mia, caro il mio Conte Cenere. Non entro nei dettagli, ma il conte si è dato molta pena per organizzare tutto questo. Calmati, vedrai che una volta sposati andremo d'amore, d'accordo. No! E chi ha scelto questo vestito? È brutto! Vabbè, non è vero, dai. Riportate immediatamente a castello, mi pare di aver detto, ma è andata troppo veloce la discussione. Essere scortesi con lo stimato conte è indice di cattive maniere, ok? Allora, principessa Peach, il conte ti ha fatto una domanda, ok? Vuoi tu, Peach, prendere Bowser come tuo sposo fino a che Game Over non vi separi? No. Ok, sta cercando di opporre resistenza, chiaramente. Caspiterina, siete stalda. Nessuno però può resistere alla mia super ipnosi, mi spiace. Devi dire lo voglio, ok? Oh, fuck. Lo voglio. Oh fuck. Cosa?
Oh Gesù, e c'è anche Luigi? Va bene. Ok. Ma che cosa? Eh? Ma cosa ci faccio qui? Cosa? Ma quella laggiù è la principessa Peach? E quel tizio è... Ehi! E questo che diavolo è? Un cuore oscuro? Oh Jesus! E quanta gente si va a ridere? Bleh! Sì, esattamente! Come detta il profetico Tenebre. Eccolo liberato, il cuore oscuro. Ok, io l'ho chiamato cuore oscuro così, in realtà si chiama proprio così. Oh, ok, cioè, complimenti, Conte. Halt! Subentra Luigi con fara grembante. E tu chi saresti? Chiese il Conte Cenere. Per niente al mondo rivelerò il mio nome a un furfante. Osserva bene, Luigi ti punirà per la tua cattiveria che gliel'hai appena detto, che ti chiami Luigi. Eccomi. L'idiota. Devo chiederti di farlo subito finito, ok? Se interrompi proprio ora. Boom, boom. Uffa. E a questo punto Luigi salva la principessa Peach. E... Bene. Ok. Il cuore oscuro. E quello è il Propheticus Tenebre? Eh già, sembra proprio di sì. Cioè, tutto bene, Conte? Folli, azioni inutili come queste non vi procureranno che dolore. Bene, poiché il cuore oscuro è al sicuro, questa teppaglia non mi serve più. Ok, cioè, Conte, allora inizierà una nuova pagina della profezia delle tenebre? Apri le tue fauci, tenebra. Divora ogni cosa e distruggi tutti i mondi, così come vuole la profezia. Bleh! Va bene. Chiaramente mi scuso se questa parte è solo composta da dialoghi, ma è un RPG, che diamine. Ci devono pure essere dei dialoghi. Ok, e quindi il gioco inizierebbe effettivamente qua. Se noi avessimo premuto, tutto questo filmato lunghissimo, i 5 minuti, non l'avremmo visto. Ma questo filmato si sarebbe dovuto vedere esattamente dopo la fine dell'intro che vediamo adesso. Quindi se non l'avessimo visto adesso, non avremmo capito niente. Ok, io qua ho fatto un file giusto di prova, così, cioè, ho giocato anche 1 ora e 43, tra l'altro, ma iniziamo una nuova partita. E ci chiamiamo... Ah, io sento mi chiamo sempre Fabio, ma... Che diamine, chiamiamoci Mario, per una volta tanto. Ok. Perfetto. Mario, conferma. Usai questo nome? Eh certo, se no non lo selezionavo. Perfetto. Good. E quindi c'è l'effettiva intro. Eccola qui, la casa dei Mario Brothers. Perfetto. Questa è l'intro. Alla fine di questa intro si dovrà vedere il filmato del matrimonio per avere un quadro generale. Ma voi l'avete già visto e quindi siete a posto così. Ok, Mario e Luigi. Tra l'altro notare che hanno ognuno la tazza e lo spazzolino del loro colore. E dietro su quei quadretti potete vedere dei riferimenti ai vecchi Paper Mario. Questo tra l'altro è il terzo Paper Mario in uscita cronologica. Quindi è una figata questo gioco. Che pace oggi, non sembra anche a te, fratellone? Ci si sente fortunati in giornate come queste. C'è una pace idilliaca, c'è così tanta pace da sfiorare la noia. Verrebbe voglia di un bel patapum, voglio dire, una bella catastrofe. Oh, ok, lui non parlerà mai, tra l'altro. Oh, dici che potrebbe essere successo qualcosa al castello della principessa? Sarebbe bello, fratellone? Dai, andiamo a fare una visita alla principessa Peach. È da un po' che non ci andiamo. A Peach farà piacere vederci. Va bene. E si avviano baldanzosi. Bene. Tanto sì, il grafico del suo gioco lo adoro. È veramente stupendo. Mario, aiuto! E chi cazzo sarà mai? Todd, beh, ovvio. Todd? Ma cos'è successo? Perché sei tutto agitato? Un disastro! Il castello attaccato! La principessa rapita! Oh fuck, cosa? Che Luigi porta una sfiga tremenda. Ma è impossibile, chi mai farebbe una cosa del genere? Secondo te? Aspetta un attimo. Ma sì, penso di aver capito. Deve essere tutta opera di quell'osco individuo. Ehi! Non la passerà liscia. Dobbiamo intrufolarci nel suo castello e salvare la principessa Peach. Andiamo, fratellone. Ok. Intanto Todd rimane lì. Va bene. Contiamo su di voi, fratelli Mario.
certo, Mario Brothers. Ok, questa prima parte qua, tutta di dialogo, ce la sorbiamo così, come se nulla fosse, però, insomma. Tanto spero che la scelta del gameplay vi piaccia, se non vi piace penso che per un po' non guarderete i miei video, perché durerà abbastanza, credo, anche se penso che intervallerò con altre serie, comunque. Buah! Ascoltate bene, miei diretti sgherri. Ok. È giunta l'ora di mettere in atto il mio piano e invadere il castello di Peach. Oggi la graziosa principessa diventerà mia, solo mia. E non è finita qui. Eliminerò per sempre i due fratelli baffuti. Sì! Siamo attaccati! Sua scortesia! Wow! Siamo attaccati! Ok, c'è qualcuno che urla che siamo attaccati in mezzo al delirio generale? Buah! Siamo attaccati! Che burloni! Eh? Ehi, chi sono quei due tipi baffuti laggiù? Si usa il rasoio da queste parti, non lo sapete? Ah, ah, Mario, e c'è anche Luigi. Come avete fatto ad entrare? Cosa dici? Il portone principale era aperto? Quante volte glielo ho ripetuto quei babbè? L'ultimo chiude il portone! Taci, Bowser, sappiamo che hai rapito la principessa Peach. Dici dove l'hai messa. Eh? Dove l'ho? Aspettate un po', stavamo giusto per lanciare il nostro Mario, aiuto! Eh già, per una volta tanto non c'entra niente Bowser. Principessa Peach! E il Conte Cenere? Bleh! La tua principessa è stata rapita dal Conte Cenere! Eh? Da chi? C'est moi! Da sottoscritto, il Conte Cenere. Colui che è stato chiamato ad attuare il Propheticus Tenebre, il Conte Cenere. L'etto annunciato a scendere in questa dimensione, il Conte Cenere. Colui che sta parlando a Vambera, il Conte Cenere. Basta così, libero subito la principessa Peach, non ho tempo da perdere io. E c'ha ragione. Il Conte Cenere dice, neanche per sogno. La principessa è indispensabile per la realizzazione della profezia. Sarà portata al Castel Cenere e usata dal Conte Cenere per distruggere tutti i mondi. Che di ancora una volta Cenere, magari non te ci sei. Distruggere tutti i mondi? Bro, oh fuck. C'è una sorta di barriera. Oh fuck. Ci starebbe bene un doppiaggio di Mario così tipo oh fuck. Fratellone, quest'uomo merita schermo, nessuno può farlo al Conte Cenere. Senti, cosa ti propongo? Ti dai una calmata e liberi la principessa, altrimenti... Bleh. Il Conte Cenere non intende restituire la principessa. Anzi, Bowser, malvagio re dei Koopa, il Conte Cenere prenderà anche te. Oh, Jesus. Bene. Nel delirio generale, tutti vengono risucchiati, oh fuck, tutti tranne Mario, chiaramente. Ovvio, perché se venissero risucchiati tutti, a cosa giochiamo? Niente. Bleh, i preparativi del Conte Cenere sono quasi giunti al termine. Non rimane che attendere il vuoto dimensionale, come previsto dalla profezia. Bleh. Oh, bene. E lo lascia lì. Perché lo lascia lì? Potrebbe finire il gioco in questo momento. Risucchiava anche lui ed era finito tutto, invece no. Bene. Mario. Oh, fuck. Quando vedo qualcosa di svolazzante vicino al protagonista mi viene in mente qualcosa di zeldiana memoria, non è mai una bella cosa. Sei sveglio? Io sono Consiglia, sono un pixel, una specie di fata, per così dire. Mario, sono venuto a cercare proprio te. Non sono un nemico. Hai visto il Conte Cenere? Catturare una principessa? È un re malvagio? Non è forse vero? Yeah! Questo significa che il conte ha già dato il via alla formazione del vuoto. Non abbiamo molto tempo. Devi venire con me? Sì, se ci tieni a salvare i tuoi amici, devi seguirmi. Va bene. Ok, che fuck è successo? Andiamo? Oh, ok, questo ci dà un'anticipazione di una delle abilità che utilizzeremo di più durante il gioco, ovvero quella di poterci, diciamo, trasformare in carte e passare da due a tre dimensioni. Bene, tra l'altro anche la colonna sonora di questo figo, di questo gioco è molto figa, ho mischiato due frasi assieme e le ho fuse tra se stesse. Ok, perfetto. Oh, e questo chi sarebbe? Oh, bene, giro di ritorno Consiglia. E lui chi sarebbe? Maglietta rossa, tuta blu e dei baffoni spettacolari, detto da te.
Consiglia, questa volta ti sei davvero superata. La sua descrizione combacia perfettamente con quella dell'eroe del Propheticus Lucis. E si chiama Mario. Mi? Ti do il benvenuto, Mario. Questa è la città di Svolta di là. Sei giunto da lontano, dalla tua dimensione, il regno dei funghi. Naturalmente la nostra bella Svolta di là non è affatto una dimensione. No, si trova fra le dimensioni. Oh, come mi chiamo? Merlocchio. Sono un discendente degli antichi che crearono la città. Studio antichi e polverosi tomi al fine di scongiurare la fine di tutti i mondi. Ah, l'argomento ti interessa? Cosa sta succedendo? Chiedi? Dunque, consiglia, non ti ha ancora messo al corrente. Ebbene, Mario, la risposta è proprio sopra la tua testa. Oh, sarebbe? Quello è quello che abbiamo visto appunto creare alla fine della prima parte in cui Bowser e Peach si stavano per sposare. Appunto questo. Vedi quella macchia scura nel cielo? È uno squarcio nel tessuto dimensionale dello spazio, un fenomeno stranissimo. È vicino o lontano? Non si sa. Forse ti sembrerà piccolo, ma non farà che crescere. E alla fine inghiottirà ogni cosa, tutti i mondi e le dimensioni. Questo vuoto è stato creato dal nostro nemico, il Conte Cenere, colui che possiede il Propheticus Tenebre. Una bella principessa, un re mostruoso e furente. La loro unione farà crescere. No, farà crescere. Farà nascere il cuore oscuro distruttore di mondi. E il cuore oscuro devasterà il cielo, e così facendo farà avanzare il vuoto. Bene. Già, il passaggio che consiglia, citato, è tratto dal Propheticus Lucis dei miei antenati. Il libro dice anche: il vuoto inghiottirà tutto. Niente potrà fermarlo se non la sconfitta di colui che è protetto dal nero potere. L'eroe con la forza degli 8 cuori puri raccoglierà la sfida. Così è scritto. E indovina un po' chi sarà quest'eroe? Indovina un po'. Indovina, indovinello. Questo mi sa tanto di cuore puro. Questo è uno degli 8 cuori puri. Ma dai, tu sei l'eroe di cui si parla in quel passaggio del Propheticus Lucis. Sei l'unico che può sconfiggere il Conte Cenere e salvare tutti i mondi. Mario, prendilo e salvaci dalla distruzione. Ok, qua ci mettono stranamente una possibilità di scegliere sì e no. Se cominciamo a scegliere no, ci verrà chiesto più tipo 2, 3, 4 volte, se siamo sicuri. Se continuiamo a dire no, il gioco andrà in game over. Figata. È una piccola chicca, questa non la faccio vedere, se no perdiamo un sacco di tempo. Però sapete che c'è questa piccola opzione, naturalmente diciamo subito sì per non complicarci la vita. Ottimo, sei davvero l'eroe della leggenda. Gli occhi non mi ingannano mai, quegli occhi tuoi minuscoli. Dunque, Mario, il nostro coraggioso eroe, prendi questo! Oh, benissimo. Hai ottenuto un cuore puro. Grazie. Ti è stato affidato un cuore puro. Or dunque, grande eroe Mario, ti attende il primo compito. Porta con te il cuore puro. Piazzalo nella colonna del cuore in città. Consiglia ti guiderà. Torna da me quando avrai compiuto la missione. Va bene, da questa parte. Quando appare su, ok, qua ci dice che possiamo parlare con personaggi, eccetera, eccetera. Ok, qua ne abbiamo fatto quasi 18 minuti di gameplay, eccetera, eccetera. Allora, c'è ancora una piccola cosa. Io andrei a mettere appunto questo cuore nella colonna di sotto. Qua possiamo prendere l'ascensore. Ci saremmo anche potuti buttare di sotto, ma prendiamo l'ascensore. Appunto, andiamo a fare ancora questa mini quest. Andiamo a piazzare il cuore. Così finiamo di vedere anche l'ultimo video. Così tutti i video, chiacchierata varia, ce la togliamo qua. E dalla prossima parte iniziamo a giocare effettivamente. Quindi, insomma, c'era molto da parlare, molto da parlare, da enunciare di dialogo, però insomma era da fare. Da questa parte, seguimi. Ok, questo è un blocco di salvataggio. Io direi subito di spararcelo. Ok, ce lo spiegherà dopo, ma noi lo usiamo subito. Vuoi salvare i tuoi progressi? Sì. Salvataggio in corso. Ok, poi qua la città la andremo a esplorare poi. Ma noi adesso andiamo a seguire Consilia. Qua poi la locanda. Dovrebbe essere qua. Sì, ascensore. Molto good. Entriamo. Questi sono i personaggi, gli abitanti della città. Molto figa. Svolta di là. Perfetto. E andiamo a piazzare il cuore nella colonna. La colonna del cuore si trova da questa parte. Vieni. Perfetto. Qua c'è anche un tizio. Potremmo anche parlargli. Ehi, sai niente di quella strana cosa nel cielo? Sembra pericolosa, ma non so cosa sia. Non ti preoccupare, un giorno lo scoprirai. Tu, un tizio dal colore bluastro, che sembra che sia stato male. E cosa strana in cielo? Ieri non c'era, sarà esplosa una nuvola. Ma che dico, se fosse scoppiata una nuvola saremmo tutti bagnati, no?
Ok. Questa è una colonna del cuore. Ora avvicinati e inserisci il cuore puro. Bene, andiamo, inseriamo il cuore puro. E questo sbloccherà il primo mondo. Praticamente, ogni volta che otterremo un cuore puro, potremo sbloccare un mondo. E quindi insomma, dinamiche molto semplici per il momento. Tra l'altro, il gioco, per essere completato al 100%, ha parecchie cose da fare: collezionare tutte le varie carte, fare tutte le ricette. C'è parecchia roba. E qua, chiaramente, ogni volta piazziamo un cuore nella colonna, si sblocca il mondo su dove c'è Merlocchio. E questo è appunto l'accesso al primo mondo. Ora noi torniamo su da Merlocchio. E basta, poi salviamo. Andiamo a vedere cosa ci dice. Good. Ben fatto. Torniamo da Merlocchio adesso. Ok, torniamo da Merlocchio. Eccoci qua, caro Merlocchio. Siamo qui. Ah, siete tornati. Eh sì. Guardate, è apparsa una porta. Questa porta dimensionale serve a condurre l'eroe verso un altro cuore puro. Proprio così, da qualche parte oltre a questa porta c'è uno degli altri cuori puri. Consiglia, usa la tua abilità per aiutare Mario a trovare il cuore puro e poi torna qui. Certo. E Mario, ho qualcosa da affidarti che ti sarà utile durante il viaggio. Sarebbe? Hai tenuto il tubo indietro, un tubo magico che ti fa tornare a svolta di là. Bene. Con questo potrai fare il ritorno a svolta di là da ogni parte dell'universo. Usalo quando vuoi tornare qui in fretta. Manca un per, usalo quando vuoi per tornare qui in fretta, va bene. Ok. Per usare il tubo indietro seleziona oggetti rari all'interno del menu. Ricorda solo che in alcune zone il segnale di svolta di là potrebbe non arrivare. Vabbè. Il profetico Lucis predice che l'eroe incontrerà un governatore dimensionale e che da questi l'eroe apprenderà una tecnica dimensionale. Sono certo che il libro si riferisce al mio amico il mago Elargisto. Che nome, ok. Attraverso questa porta cerca Elargisto. Ok, ho fatto 20 minuti di chiacchierata, mi sono impallato forse solo 3 volte, per me è un record. Mettiamoci in marcia. Bene. E quindi niente, facciamo una cosa, andiamo a salvare. Wow, ci buttiamo di sotto per non prendere l'ascensore che è una cosa lunghissima, però finiamo qui e quindi dobbiamo tornare di sotto. E lo facciamo proprio subito, subito. Una volta giunti al secondo piano, andiamo a salvare. Io, insomma... Spero che la scelta di questo gameplay vi piaccia. Mi auguro di non avervi tediato troppo con questo video solo di dialoghi, però questo è un RPG, andava fatto. E se non facevo questa, insomma, vi saltavo tutti i filmati, non avreste capito niente. Cioè, oddio, ve lo potevo spiegare a grandi linee. Però, insomma, se si vuole fare un gameplay ben fatto, va fatto così. Tra l'altro, non penso che lo finiremo, comunque che avremo mire di 100% perché è molto lungo. Ce lo giochiamo semplicemente. E poi, vabbè, se riusciamo, quello che il massimo che riusciamo a fare lo facciamo. Chiaramente, qua c'è ancora un piano di sotto. Sarebbe da esplorare un pochino la città. Ma tanto poi ci sarà modo per farlo più avanti. Quindi, niente. Questo video finisce qui. Fatemi sapere nei commenti se la scelta di questo gameplay vi piace. Insomma, fatemi sapere se l'avete giocato, se non l'avete giocato, se seguirete il gameplay o meno. Io volevo rigiocarmelo perché appunto è uno dei giochi che più apprezzo su Nintendo Wii e quindi insomma avevo un po' di nostalgia. Comunque in ogni caso se non vi dovesse piacere questo gameplay penso che alternerò con un'altra serie perlomeno. E invece per quelli che apprezzano la scelta insomma tutta ciccia, tutta ciccia. Comunque però è tutto, noi ci salutiamo, ci vediamo alla seconda parte in cui inizieremo effettivamente a giocare appunto di Super Mario per Nintendo Wii. Quindi alla prossima ragazzi, ciao ciao!